Oggi vi parlo del percorso in fisica della materia presso il corso di laurea magistrale in fisica dell'Università dell'Insubria. La fisica della materia di cosa si occupa? Tracciamo il perimetro di questa disciplina. Noi studiamo la struttura e le proprietà di sistemi su scale comprese tra l'angstrom e il metro, ovvero dall'atomo al mondo macroscopico. Ci collochiamo dunque all'interno di questa vasta terra di mezzo che va dalla fisica delle interazioni fondamentali, la fisica nucleare e subnucleare, le particelle elementari da un lato e l'astrofisica e la cosmologia dall'altro. In questa regione avvengono diversi fenomeni. Possiamo classificare in fisica atomica e molecolare, fisica della materia condensata, ottica, biofisica, con tutte le innumerevoli applicazioni che influenzano notevolmente la vita quotidiana. Partendo dalle piccole scale e salendo, parliamo di atomi e molecole, per poi arrivare ai cluster, tra cui il famoso fullerene, i nanotubi di carbonio, per poi andare alle macromolecole che hanno tanta rilevanza nel mondo della biofisica. Salendo sempre di dimensioni, passiamo al mondo macroscopico con i gas quantistici, la condensazione di Bose-Einstein, la superfluidità. E poi c'è il grande capitolo della fisica dello stato solido. Lasciatemi fare solo due esempi. Da un lato il grafene, che recentemente è diventato molto importante per possibili future applicazioni, e la superconduttività con tutti i fenomeni affascinanti che ne conseguono. Questi argomenti di fisica di base hanno avuto importantissime ripercussioni, importantissime applicazioni che influenzano notevolmente la vita quotidiana. Pensiamo solo all'elettronica con lo sviluppo dei semiconduttori fino ai circuiti integrati e al laser che è presente in moltissime applicazioni. Gli hard disk dei nostri computer sono basati sul fenomeno della magnetoresistenza gigante. L'SSD presenti nelle nostre macchine fotografiche digitali. Per poi andare al futuro, le possibili applicazioni che si prevedono nei prossimi anni basate sulle nanotecnologie o possibilmente sul calcolo quantistico. Tutte queste ricerche sono state insignite innumerevoli volte di premi Nobel. Negli ultimi 20 anni ne contiamo circa una trentina, che hanno spaziato in tutti i campi che ho precedentemente citato. Tuttavia, non possiamo negare che la fisica della materia non ha l'appeal dell'astrofisica, non ha l'appeal della fisica delle particelle elementari. In fondo è vero, non studiamo le leggi fondamentali della natura, non studiamo i costituenti ultimi della materia, non studiamo nemmeno la struttura a larga scala dell'universo con i fenomeni ad altissima energia che avvengono in quel contesto. Tuttavia, noi studiamo la complessità, studiamo le proprietà emergenti dei sistemi. O per dirla con le parole di un influente fisico della materia dello scorso secolo, Phil Anderson, more is different. Per comprendere meglio questo concetto possiamo riflettere che la materia condensata in fondo si basa su due grandi pilastri, da un lato la meccanica quantistica e dall'altro l'elettromagnetismo, in fondo due discipline note da più di un secolo. Per esempio, la molecola più semplice che possiamo immaginare, la molecola di idrogeno, è descritta da una hamiltoniana che forse molti di voi hanno già visto, con questa semplicissima struttura che in fondo ci dice che stiamo parlando di particelle che interagiscono con una interazione elettrostatica. Tuttavia, la stessa identica espressione descrive anche sistemi molto diversi, molecole ben più complesse della molecola di idrogeno fino ad arrivare al
macromolecole biologiche, per esempio al DNA, oppure le proteine, oppure addirittura salendo sempre in dimensioni, i virus che conosciamo bene, o le cellule, o i batteri, fino ad arrivare ad organismi ben più complessi. Tutti questi sistemi, in fondo, sono descritti esattamente dalle stesse leggi, esattamente dalle stesse hamiltoniane. L'unica cosa che cambia è il numero di particelle e la tipologia, le caratteristiche delle singole particelle, le loro masse, le loro cariche. Ma qualitativamente tutto si basa sempre su meccanica quantistica ed elettromagnetismo, a dispetto dei comportamenti radicalmente diversi che tutti questi sistemi presentano. In fondo è proprio vero, more is different. Non possiamo studiare tutto, questo è chiaro. Quindi il ruolo di una laurea magistrale sarà quello di fornire degli strumenti per capire vari fenomeni. In particolare possiamo dividere l'offerta formativa della laurea magistrale in fisica in corsi di base, corsi di approfondimento. Poi c'è un grande capitolo che tengo separato relativo all'ottica perché richiede una presentazione separata, e lasciatemi citare anche la possibilità di avere una laurea a doppio titolo con l'Università Linnaeus svedese. Passiamo in rassegna molto brevemente alcuni esempi tra i corsi di base e i corsi di approfondimento. Alla base possiamo citare il corso di fisica statistica, Statistical Physics 1, in cui si trattano i problemi della reversibilità, dell'irreversibilità, l'approccio all'equilibrio e concetti fondamentali della fisica dei sistemi di particelle interagenti. Successivo approfondimento su Statistical Physics 2, abbiamo transizioni di fase, fluttuazioni, fenomeni critici, e un'introduzione anche alle simulazioni numeriche con i metodi Monte Carlo. Un altro importantissimo capitolo è Solid State Physics, che descrive le strutture cristalline con tutto quello che consegue, le strutture elettroniche, le proprietà di trasporto, il magnetismo nella materia, per poi arrivare a Many Body Physics, in cui si studiano, si introducono i fenomeni come la superconduttività, la superfluidità o l'effetto Hall quantistico. Corsi più legati a un approfondimento di queste discipline, possiamo citare Quantum Information Theory, che si basa su un libro di testo scritto dal professor Casati in collaborazione con il professor Benenti, e qui si introducono i concetti di bit, di qubit, di crittografia quantistica, di teleportation, tutte cose che abbiamo letto varie volte sui giornali. Poi abbiamo Physics of Dynamical Systems, in cui si parla di caos, di frattali, di dinamiche complesse che nascono da sistemi semplici. Terrò un corso su Collective Properties of Condensed Matter System, in cui parlerò di comportamenti cooperativi, di proprietà emergenti, della nascita delle proprietà topologiche della materia. E poi, come ultimo esempio, lasciatemi citare il corso di Metamaterials, che si basa su un libro di testo scritto dal docente, professor Prati, in cui si tratta l'interazione radiazione-materia, le proprietà ottiche della materia, e quindi si crea un ponte con il grande capitolo dell'ottica. L'ottica, come dicevo, merita un discorso a sé e merita una presentazione a sé che troverete altrove. Qui lasciatemi solo ricordare il gruppo di ottica presente presso il nostro dipartimento. Come ultima annotazione,
Volevo citare la possibilità di avere un double degree, una laurea a doppio titolo con l'Università di Linnaeus di Kalmar in Svezia, dove sono presenti gruppi che ben integrano le competenze di Como, soprattutto centrate su nanotecnologie, sugli isolanti topologici e sul calcolo quantistico. Le prospettive dopo una laurea magistrale in fisica sono sostanzialmente indipendenti dalla particolare disciplina che si è scelto di approfondire in questo percorso e possiamo sempre citare la possibilità di proseguire col dottorato di ricerca, entrare nei settori di ricerca e sviluppo di imprese ad alta tecnologia, lavorare nell'ambito sanitario, sviluppo di strumentazioni avanzate, nel settore finanziario, banche e assicurazioni che sono sempre interessate ai metodi statistici che fisica della materia usa quotidianamente, così come l'analisi dati, big data cosiddetti. E naturalmente abbiamo sempre la possibilità dell'insegnamento nelle scuole secondarie superiori. A questo punto, buona fortuna!